del laboratorio di aerotecnica e impianti di bordo. Ci occupiamo di disegno CAD tridimensionale utilizzando un software specifico che è CATIA V5. Grazie a questo software è possibile disegnare dei pezzi meccanici e simulare il movimento delle varie parti. E inoltre è possibile simulare l'applicazione dei diversi materiali aeronautici e fare delle simulazioni strutturali. Dopo aver disegnato le varie parti strutturali in 3D, è possibile realizzarle materialmente utilizzando la stampante 3D, che è una macchina di nostra costruzione. Nello stesso laboratorio utilizziamo la galleria del vento, che è un dispositivo che ci consente di simulare il flusso aerodinamico attorno al profilo. Poi abbiamo un simulatore di volo, grazie al quale i ragazzi possono capire finalmente quali sono le reazioni del velivolo sotto l'azione dei comandi. E quindi è possibile simulare una navigazione aerea spostandosi da un aeroporto all'altro. Oltre a queste attività che spaziano dal disegno tridimensionale all'aerodinamica, sempre in questo laboratorio ci occupiamo della manutenzione dei motori aeronautici e motori automobilistici. Il campo aeronautico è strettamente legato al campo automobilistico, sia dal punto di vista dell'aerodinamica che dei motori che dei materiali. I materiali studiati in campo aeronautico sono l'alluminio, l'acciaio e la fibra di carbonio. Questi materiali vengono trattati nel corso dei 3 anni di specializzazione. In particolar modo la fibra di carbonio, che è sempre più presente in campo aeronautico, automobilistico, navale e delle protesi mediche, viene studiata in questo laboratorio realizzando anche dei manufatti. Qui i ragazzi imparano a realizzare degli stampi in fibra di vetro per poi creare degli oggetti in fibra di carbonio, quindi utilizzando delle resine e polimerizzando il tutto con la tecnica del sottovuoto. Sempre in questo laboratorio ci occupiamo di manutenzione aeronautica e di fissaggio con dei sistemi particolari antislittamento come il filo di frenatura e linee di fede utilizzando delle vernici speciali. Oltre allo studio dell'aerodinamica, del disegno CAD 3D e della manutenzione sui motori, i ragazzi di aeronautica già dal terzo anno si occupano di saldatura, tornitura, fresatura, tracciatura e piegatura di lamiere in officina meccanica. Il laboratorio di fisica dell'Istituto Augusto Righi di Taranto è un laboratorio ricco veramente di attrezzature. In fondo vedrete ovviamente una guidovia con una cabina a cuscino d'aria e poi nel corridoio abbiamo altri armadietti ricchi chiaramente di attrezzature e di strumenti. Il bollitore di Franklin è uno strumento inventato da Benjamin Franklin. All'interno è presente dell'alcol colorato per far vedere l'effetto. Questo consiste nel tenere con una mano calda la sfera piena di liquido e aspettare che passi tutto il liquido e che bolle. Gli spazi sono abbondanti, le attrezzature altrettanto, quindi i ragazzi hanno veramente modo di osservare diverse attività e imparare il metodo pratico che è fondamentale per la loro formazione. Si divertono abbastanza, c'è modo di vedere tanti esperimenti, tanta fisica, ma soprattutto imparare quello che è il metodo di lavoro che serve anche all'esterno della scuola. Ci troviamo nel laboratorio di sistemi elettronici automatici. Qui realizziamo dei circuiti con dei dispositivi programmabili. Quindi si realizza il circuito elettrico con il dispositivo che poi viene programmato in un linguaggio simile al linguaggio C. In questo caso i ragazzi stanno realizzando un ciclo giorno-notte per un incrocio semaforico. Quindi c'è qui tutta la componentistica, il tutto c'è che viene comunque provato prima su delle breadboard, ma il resto comunque viene anche programmato e c'è lì un altro gruppo di ragazzi che lavora per programmare e ottenere il risultato precedentemente illustrato. Nell'ambito del progetto Tutti in Biblioteca, che io porto avanti ormai da anni, è stata concertata la celebrazione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri.
Naturalmente questo discorso ho dovuto riproporzionarlo a un ambito scolastico, cercando di progettare un percorso fruibile da parte degli studenti. In questo caso ho diviso in quattro ambienti la grande biblioteca De Righi, Laura De Valeris. Il primo è l'ingresso della mostra, che è la sepoltura. Il secondo ambiente è l'inferno, il terzo ambiente è il purgatorio, l'ultimo ambiente, il quarto, è il paradiso. Questo è il laboratorio di chimica, dotazione alla scuola. Qui svolgono degli esperimenti che mirano a far comprendere loro meglio ciò che studiano in teoria. Tutto questo permetterà loro di mettere in pratica delle trasformazioni chimiche, oltre che delle trasformazioni fisiche, e di identificare attraverso dei saggi, delle analisi, alcune sostanze. Un tipico saggio che permette loro di riconoscere le sostanze è il saggio alla fiamma. Altre reazioni che loro possono fare sono quelle con il, per esempio, con il magnesio, che permette loro di vedere qual è la reattività di un metallo nei confronti dell'ossigeno. In questo momento il magnesio che abbiamo bruciato ha reagito con l'ossigeno tramite l'utilizzo della fiamma e si è trasformato in ossido di magnesio. Aggiungendo un po' d'acqua e mescolando con una bacchetta, metteremo in soluzione un po' del magnesio che si trasformerà in idrossido di magnesio. Ho ancora tante altre reazioni che permettono ai ragazzi appunto di comprendere come avvengono le reazioni e quali sono gli indizi che possono far comprendere loro che una reazione sta avvenendo o è già avvenuta. Adesso stiamo realizzando un'app per smartphone. La progettazione e la gestione di reti di computer è una delle competenze del tecnico informatico. Noi stiamo realizzando un software per internet. I robot agiscono in autonomia, ma è necessario che qualcuno realizzi dei programmi affinché possano farlo. Il diplomato in informatica ha diversi sbocchi occupazionali. Può in maniera indipendente essere un libero professionista, quindi sviluppare soluzioni software o installare delle reti. Può lavorare come dipendente in azienda con le medesime soluzioni ma ad ampio raggio. Può usufruire, soprattutto in questi anni, delle opportunità che le pubbliche amministrazioni offriranno continuamente, quindi come progettista software e di reti. Il nostro istituto da anni ha attivato un partenariato importante sia con IBM che con Cisco, multinazionali all'avanguardia nel settore delle tecnologie. Offriamo ai ragazzi ormai da diversi anni percorsi di alternanza e attualmente di PCTO. Questo laboratorio rappresenta il fiore all'occhiello delle dotazioni della nostra scuola in campo digitale. È il più recente ambiente di apprendimento, attrezzato con risorse tecnologiche innovative, capace di integrare l'istruzione con le tecnologie. Si tratta di un laboratorio multidipartimentale offerto per le classi degli indirizzi tecnici e degli indirizzi liceali. Gli strumenti e le reti di questo ambiente didattico garantiscono flessibilità, multifunzionalità e adattabilità, nonché apprendimento attivo e collaborativo. I dispositivi prevedono soluzioni per la robotica educativa e il coding e per attività creativa esterna. Oltre a notebook, tablet e Chromebook, sono a disposizione per studenti e studentesse anche robot programmabili, bracci meccanici, calcolatori grafici, fotocamere digitali e anche Arduino e Raspberry, con una vasta scelta di sensori e sperimentazioni possibili. La sezione di indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie sportive e di una o più discipline sportive. Il nostro istituto ha ben 4 palestre, 2 coperte e 2 scoperte. Le palestre scoperte sono il campo di calcetto in erba sintetica, il campo da basket. Quelle coperte sono il campo da pallavolo e una palestra polivalente dove, oltre ai tavoli da ping pong e ai grandi attrezzi come parallele, scala orizzontale, eccetera, è fornita di una zona con il tatami dedicato agli sport da combattimento o ad attività di corpo libero ed una parete di arrampicata a 6 vie, unica nel suo genere.
nostra scuola ci sono i corsi Cambridge, i quali sono accessibili già dal primo anno con i corsi CAT e PET. Tutte queste certificazioni sono essenziali per poter accedere ai concorsi che siano nelle forze armate, nelle industrie e in tutti quelli inerenti al mondo del lavoro. In Erasmus i ragazzi viaggiano verso paesi europei. Ho avuto l'opportunità di partecipare all'Erasmus, un'occasione che ti cambia molto sia in ambito scolastico che in ambito di vita, proprio perché ti dà opportunità di apprendere e approfondire la lingua inglese e ti dà anche l'opportunità di conoscere la cultura generale di tutti gli altri stati e il loro modo di vita. Abbiamo visitato tantissime nazioni europee, di Malta, Olanda, Spagna, Portogallo, Polonia, Romania. Nel progetto Erasmus la lingua è centrale, solo che vengono migliorate anche delle soft skills e soprattutto il teamwork, il lavoro di gruppo. La nostra scuola, oltre ad offrirci questa opportunità dell'Erasmus, ci offre anche questa opportunità dell'exchange. Io personalmente ho avuto la possibilità di andare in una scuola olandese, dandoci una grossa opportunità formativa. Oltre agli Erasmus facciamo anche i progetti Twinning, che sono dei progetti di gemellaggio elettronico, e questo permette anche di sviluppare una conoscenza della lingua approfondita e reale. Tra le varie competenze che abbiamo sviluppato ci siamo dedicati allo sviluppo di questo poster interattivo, secondo il quale scaricando un'applicazione, ovvero Metaverse, scannerizzando i vari codici QR, è possibile la presentazione del nostro territorio. Ci troviamo nell'ala storica dell'istituto, nel laboratorio di controllo numerico, dove si trovano delle macchine utensili che in piccolo riproducono quelle che si trovano nelle aziende attuali. Le lavorazioni a controllo numerico sono ormai oggi diffusissime nelle aziende meccaniche e non solo meccaniche, e noi abbiamo l'orgoglio di preparare i giovani a utilizzare queste macchine. Questo tipo di attività ovviamente viene svolta con l'ausilio di tonni e fresatrici a controllo numerico, anche con software dedicati alla lavorazione, con il disegno del particolare e la successiva realizzazione pratica. Siamo nel laboratorio di sistemi di automazione industriale. Noi parliamo di automazione realizzata con logica cablata e non cablata. Adesso stiamo anche approfondendo tematiche inerenti alla robotica. Utilizzando un programma Robot Studio stiamo cercando di far capire loro quanto è importante oggi come oggi saper conoscere l'importanza dell'automazione, perché con le reti internet noi riusciamo ad utilizzare queste macchine da remoto e soprattutto riusciamo a fare programmi e farli eseguire macchine che sono presenti a grande distanza. In questo laboratorio i ragazzi eseguono il disegno dei pezzi meccanici con l'ausilio di software dedicati, AutoCAD e SolidWorks. E attualmente le aziende utilizzano questo programma per la modellazione e la produzione dei componenti. Nell'articolazione energia, sempre dell'indirizzo meccanica, vengono affrontate le tematiche legate alla produzione di energia, ma anche alla manutenzione di tutte le macchine che producono energia, sempre nell'ottica del risparmio energetico. In questo caso, per esempio, noi utilizziamo una termocamera, che è un dispositivo in grado di fare quella che si chiama manutenzione predittiva, ma anche, per esempio, utilizzata nel campo impiantistico per individuare i punti dove ci sono maggiori dispersioni termiche o individuare perdite di fluidi. Siamo nel laboratorio di informatica della sede di Paolo VI dell'ISI. L'informatica è appunto l'unica specializzazione presente in questa sede, e dovete sapere che la specializzazione informatica appunto al Righi è nata proprio qui a Paolo VI. Questa è una sede che è molto importante per questa parte della città, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista sociale. È proprio dentro la sede universitaria del Politecnico di Bari che attualmente la succursale di Paolo VI trova alloggio. Questo offre subito agli studenti che vi si iscrivono la cosiddetta area di università. Questa area università praticamente potrebbe avere un'influenza positiva sugli studenti e creare una sorta di percorso di continuità
tra il titolo di studio che loro conseguiranno e il mondo universitario che viene immediatamente dopo. L'Istituto Righi è scuola capofila di un interessantissimo progetto di cooperazione internazionale denominato SUSTAIN. Questo progetto prevede l'elettrificazione di scuole in villaggi rurali africani attraverso l'impiego di piccoli impianti fotovoltaici. Abbiamo iniziato a progettare e realizzare piccoli impianti fotovoltaici in grado di illuminare una scuola, appunto, in un villaggio rurale africano attraverso l'impiego di energia rinnovabile fotovoltaica. Abbiamo anche avviato dei corsi di formazione e studenti e studentesse burkinabè, in un paese ancora da elettrificare, sono in grado di progettare, realizzare e mantenere impianti fotovoltaici in isola. Questo progetto è un progetto assolutamente rivoluzionario, oltre che attualissimo, perché è un progetto che nasce dalla cooperazione tra studenti, studenti che illuminano le aule in un paese ancora da elettrificare. La scuola media superiore diventa soggetto di cooperazione internazionale. Times I found myself longing for you.